Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Intanto vi ringrazio per essere ancora qui a vedere questo video, spero che il nuovo format del canale vi stia piacendo perché ci stiamo, come avete visto, mettendo tanto impegno in mia moglie e ci sta piacendo anche molto, ci sta divertendo veramente come ai vecchi tempi. Intanto qui dietro alle spalle vedete che piano piano la nostra piccola libreria dell'IKEA si sta ampliando e ci è arrivato Who Goes There? Che vedrete prossimamente, perché questo è un gioco che richiede 3-4 persone, quindi in due non si può fare il video del gameplay. E questo praticamente è il gioco, il board game del vecchio romanzo Who Goes There, che ha dato i natali e l'ispirazione a John Carpenter per fare il film della cosa. E poi ci è arrivato il board game di Alien vs Predator, seconda edizione qua su in cima, che è praticamente la versione di Spesark in ambientazione Alien. Allora, non siamo qui per parlare delle novità, vi ho fatto soltanto una piccola premessa. Ci è arrivato finalmente, che stavamo aspettando da quasi un paio di settimane, il pacco dell'Army Painter. Intanto ringrazio l'Army Painter per averci concesso questa opportunità, perché quello che ci piaceva a noi era unire un po' le due passioni, quella mia e quella di mia moglie, ovvero dalla mia parte più i board game in sé per sé e dalla parte di mia moglie più la pittura delle miniature e cose del genere, si è detto proviamoci, tarpucci di Candinò, proviamo a chiedere anche se c'è da fare una collaborazione per prendere dei set di pittura, così appunto da pitturare i board game che abbiamo. E che abbiamo, che mia moglie tra l'altro sta già iniziando a pitturare. È arrivato un pacco l'altra mattina fra la felicità che ci poteva ovviamente essere e siamo contentissimi di averlo ricevuto e dentro il pacco c'erano tutte queste cose che vedete qui e che ora vado a descrivere nel dettaglio. Set di tre pennelli, ovvero il Base Coat Brush, il Detail Brush e il Dry Brush. Il primo pennello, ovvero il Base Coat Brush, è quello con le setole un po' più grandi, con la base un po' più grande che serve per dare la pittura iniziale alla miniatura. Procedendo poi con il Detail Brush, ovviamente più piccolo e va in quelle parti piccole e più sensibili dove devi andare per fare i dettagli, per dare i dettagli appunto alla miniatura. Mentre l'ultimo, ma non meno importante, il Dry Brush serve per dare gli effetti finali all'armatura, quindi effetti di luce, e per dare il ritocco finale per far vedere la miniatura, insomma, proprio dettagliata al massimo livello. Ovviamente non poteva mancare all'interno una piccola, ma devo dire dettagliata guida sulla pittura che vi mostra un po' le miniature che potete pitturare, degli esempi che hanno fatto loro e soprattutto vi dà degli esempi su come partire, su come dare il colore di base, su come dare il finale, insomma, e tutto quanto. È una guida che piccola, ma che può servire, quindi mettila da parte e usala. In questa prima piccola scatola delle due si chiama Adventurer Paint Set e all'interno c'è un pennello, un brush appunto per dare la pittura iniziale, 10 colori che poi sono evidenziati qua giù dietro la scatola, li potete vedere nei dettagli e l'Army Painter fa una cosa geniale che secondo me è azzeccatissima, vi ci mette anche una mini pedina di un guerriero così che possiate direttamente provare i pennelli e le pitture, tra l'altro pitture azzeccate a tema Dungeons & Dragons su una miniatura appunto a tema Dungeons & Dragons. E poi la mega scatolona finale, che questa è una botta disumana, che all'interno ha 36 warpaint, di cui 29 acrilici, 3 washes per dare gli effetti, 3 metallici e un effetto esclusivo, e poi ovviamente all'interno vi ci hanno messo un orso gufo di Dungeons & Dragons per provare le pitture che ci sono su una miniatura a tema sempre Dungeons & Dragons. Avevamo già preso questo set di partenza che su Amazon, sul sito dell'Army Painter, si trova a 80 euro e che comprende 50 colori più ovviamente all'interno washes. E questo è un set per partire che è secondo me fondamentale per iniziare a dipingere perché all'interno ha tutti i colori basilari che vi serviranno per dipingere il 99% delle vostre miniature. Ricordo che questo è un nuovissimo set dell'Army Painter appena uscito, dedicato a Dungeons & Dragons. Quindi questo è un set pensato per il gioco da tavolo e il board game di Dungeons & Dragons, ma niente vi vieta di dipingerci magari pedine di Warhammer, di Zombicide o di altri giochi. Comunque la grafica, tutto quanto, è una molto bellina delle scatole, usato il set, questo bundle che costa 100 euro, è tutto quanto basato sull'ambientazione di Dungeons & Dragons.
Questa che vedete è la miniatura dell'orso gufo finita e dipinta da mia moglie con tanto di un po' di sabbia messa sulla basetta e qualche sasso. Questa è la miniatura dipinta con il set di D&D dell'Army Painter che vi abbiamo presentato. Allora, tutti quanti i colori che vi abbiamo fatto vedere in questo set sono acrilici, quindi a base d'acqua. Tradotto, non dovrete diluirli più di tanto. Se li diluite troppo, rischiate ovviamente che il colore un po' perda e rischiate di fare un lavoro grossolano. Il set di tre pennelli che avete visto, poi per dipingere tra l'altro l'orso gufo, sono di buona fattura e quindi vanno benissimo per iniziare a dipingere. Ovviamente non è roba per grandi esperti che dipingono ormai da 20 anni, ma come set di partenza vanno benissimo. In tutto, in questo pacchetto dell'Army Painter di D&D, ci sono la bellezza di una cinquantina di colori, compresi anche wash, più i pennellini, più un'altra pennellina all'interno di questa scatola e più le miniature per iniziare appunto con questo set a dipingere roba dedicata a Dungeons & Dragons. Tutta quanta questa roba, quindi per 100 euro il set di D&D che potete trovare nel primo link in descrizione che vi rimanda al sito dell'Army Painter. Come set di base per partire va benissimo, anzi ragazzi è uno spettacolo perché il costo forse è medio alto ma vi portate a casa uno sbotto di roba e ci avete i colori praticamente per dipingervi tutte le pedine che ci avete in casa, le miniature per mesi, mesi, mesi a venire. Io spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio ancora una volta l'Army Painter per questa collaborazione e questa opportunità. Spero insomma che il contenuto di questo video vi sia piaciuto, fatecelo sapere magari con un commento, se avete domande o altre cose e io, come sempre, vi auguro, di passare una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!